La pioggia torrenziale caduta la notte scorsa ha messo KO anche i territori di Lentini, Carlentini e Francofonte, dove l'esondazione del fiume San Leonardo ha letteralmente bloccato il traffico veicolare sulla statale Lentini-Catania. Per mettere in salvo alcune persone rimaste isolate nelle campagne, sono intervenuti anche gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera. In base ai dati forniti dal servizio meteorologico, nella notte scorsa sono caduti nei territori di Lentini, Carlentini e Francofonte circa 190 mm di acqua. Le piogge dalle ultime ore stanno causando disagi anche lungo le strade urbane ed extraurbane di Ferla. Smottamenti, presenza di masse lungo le carreggiate e frane sono già stati segnalati. Pertanto il sindaco di Ferla invita a non utilizzare i mezzi finché il maltempo non sarà terminato e di prestare la massima attenzione alla guida. Una frana lungo la provinciale Ferla-Siracusa impedisce al momento la circolazione dei mezzi. Stiamo già lavorando per rimuoverla, afferma il sindaco di Ferla. Per tale ragione il servizio di trasporto per gli alunni pendolari è sospeso sino ad ulteriori comunicazioni da parte dell'amministrazione comunale di Ferla.